Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Con la prima puntata prevista per l'11 settembre, La vita in diretta, condotto dal noto giornalista Alberto Matano, è pronto a tornare in onda. Prima del suo ritorno, Matano ha concesso un'intervista a Libero.it, dove ha condiviso dettagli sulla sua pausa estiva e il suo punto di vista sulla rinnovata Pomeriggio 5, ora guidata da Mirta Merlino. L'edizione di quest'anno del popolare talk show pomeridiano di Canale 5 ha introdotto un cambiamento significativo. Mirta Merlino ha preso il posto di Barbara D'Urso, e Matano non ha mancato di notare le somiglianze tra il suo show e questa nuova versione. La scenografia e il format sembrano ispirarsi a La vita in diretta, ha commentato Matano, questo mi fa piacere, suggerisce che abbiamo ideato un format vincente. Parlando della nuova stagione di La vita in diretta, Matano ha rivelato che, sebbene ci saranno novità, alcune caratteristiche amate dal pubblico rimarranno invariate. Il focus rimarrà sui principali eventi di cronaca, ma ci saranno anche momenti più leggeri e di intrattenimento. Evidenziando il successo del programma, Matano ha dichiarato, gli ascolti crescenti sono un grande incentivo a migliorare continuamente. Durante l'intervista, Matano ha anche parlato della sua pausa estiva. Allontanandosi totalmente dal mondo televisivo, ha scelto di dedicarsi al relax e agli affetti familiari. Ho spento completamente la TV. Dopo 10 mesi consecutivi di lavoro, l'estate rappresenta per me un vero e proprio momento di pausa, ha confessato il conduttore. Infine, riguardo ai rumors sulla sua possibile partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, Matano ha risposto enigmaticamente. Per ora, farò La vita in diretta per 4 sabati. Per il resto, vedremo cosa dice Milly. Interpellato sulla possibilità di esplorare nuove avventure lavorative, ha scherzosamente risposto. Ballerino per una notte? Chissà. Gli appassionati aspetteranno sicuramente con ansia ulteriori sviluppi e sorprese da parte del carismatico giornalista. Che ne pensate? Preferite La vita in diretta? Oppure il nuovo Pomeriggio 5? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!